Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. Oggi a Pescara è stato presentato l'adeguamento tecnico dell'elettrodotto che trasporta l'energia elettrica dai campi eolici di Edison. Del progetto finanziato da Terna usufruiranno molti comuni abruzzesi. Il servizio è di Giuseppe Dintino. L'elettrodotto Villa Santa Maria a Roccavivara sarà ammodernato. L'infrastruttura trasporterà l'energia dai campi eolici di Edison, rifornendo una gran parte dei comuni interni abruzzesi. I dettagli del progetto devono ancora essere definiti, forse l'opera potrà rientrare in quelle per la transizione ecologica previste nel PNRR. Ma ad ogni modo l'adeguamento tecnico non ricadrà sulle casse abruzzesi. Sarà finanziato da Terna, la società che gestisce le reti per la trasmissione dell'energia elettrica. L'energia rinnovabile in Abruzzo è talmente tanta che il problema è rappresentato dal trasporto. Da qui la progettazione di questo intervento, come spiega l'assessore regionale all'ambiente Campitelli. Esatto, proprio per questo è un'infrastruttura che poi ha una finalità di pubblica utilità, perché riguarda tutta la provincia di Chieti, gran parte della provincia dell'Aquila, quindi interesserà più che la metà dei cittadini abruzzesi. Oggi noi abbiamo un problema, che ci sono diversi produttori di energia verde e produttori di energia rinnovabile che poi non riescono a immettere in rete l'energia che producono. Quindi un intervento del genere serve proprio per aumentare le prestazioni da parte di energia green, quindi poter mettere più energia verde all'interno di una rete già esistente. Una rete che provoca oggi disagi, microinterruzioni, quindi disagi per i cittadini, che in futuro sarà quindi una rete migliorata dal punto di vista prestazionale, dell'efficienza, dell'efficacia e che non produce più in microinterruzioni e disagi ai nostri cittadini. E ci aiuta anche a poter raggiungere in modo graduale quell'obiettivo importante sulla transizione energetica. Tutti ne parliamo, però poi bisogna calare a terra i progetti con atti concreti per raggiungere quegli obiettivi importanti sulla neutralità climatica. Ci tengo a sottolineare che gli interventi saranno sulla infrastruttura esistente, non ci saranno nuovi percorsi, nuovi elettrodotti, è quello esistente che andrà migliorato. Due passeggeri su 30 sono risultati positivi al Covid-19, si erano sottoposti a tampone ieri mattina all'aeroporto d'Abruzzo appena sbarcati dal volo Londra-Pescara. Si tratta di due giovani, tutti i viaggiatori a bordo del velivolo dovranno comunque sottoporsi a quarantena obbligatoria di 5 giorni, così come previsto dalle disposizioni nazionali. Si tratta del secondo collegamento in cui i passeggeri vengono sottoposti a tampone una volta in aeroporto, in base a quanto stabilito dall'ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsiglio, che impone il test molecolare a chi arriva da Gran Bretagna, Spagna e Malta. Il primo volo interessato dall'attività di screening è stato il Malta-Pescara, atterrato martedì pomeriggio. Ieri i risultati dei tamponi, 9 giovani sono risultati positivi e tutti i 70 passeggeri sono stati sottoposti a isolamento fiduciario di 14 giorni. Cambiamo pagina, entra in funzione da oggi il nuovo depuratore di Alba Adriatica che sostituirà quello già esistente, il servizio di Paolo Renzetti. Dopo il depuratore di Tortoreto, l'Aruzzo Reti ha inaugurato questa mattina il secondo impianto di ultima generazione nella zona artigianale Cassasanta di Alba Adriatica. L'impianto ha una capacità depurativa di oltre 90.000 abitanti equivalenti e servirà il territorio di Colonnella, Martinsicuro, Alba Adriatica, Corropoli e parte di Tortoreto. L'impianto di depurazione, ultimato dopo 4 anni di lavori, è costato quasi 10 milioni di euro, di cui 9 di fondi regionali. Il depuratore di Alba è dotato di 3 linee di trattamento acque reflue a fanghi attivi e di ben 7 vasche, come quello di Tortoreto. Anche questo impianto di depurazione è altamente tecnologico e si caratterizza per una maggiore efficienza energetica. Il piano di investimenti programmato dalla governance dell'Aruzzo Reti prevede ulteriori interventi cofinanziati dalla Regione Abruzzo, dall'ERSI e dalla stessa società acquedottistica Teramana. Ci sono stati 4 anni intensi di lavoro, una sinergia tra la Regione Abruzzo e la Aruzzo Reti, e oggi viene riconsegnata un'opera strategica per il nostro territorio, strategica sicuramente a livello di sostenibilità ambientale, strategica per la sicurezza delle nostre acque, perché chiaramente un impianto di depurazione consentirà di consolidare nel tempo quel risultato che
comunque il Comune di Alba Adriatica ha già raggiunto dell'eccellenza delle acque in tutti i punti di balneazione. Un plauso alla Presidente Cognetti, all'ingegner Stirpe, alla Regione tutta, ed è sicuramente un grande risultato anche per la politica, che quando lavora in sinergia riesce a dare risposte ad un territorio che sicuramente lo merita. È un momento importantissimo per tutta la provincia, il secondo depuratore che inauguriamo nel giro di 6 mesi, un investimento da 10 milioni di euro che porterà sicuramente benefici altissimi alla salubrità delle nostre coste. Un depuratore che servirà diverse zone qui della Val Vibrata e che risolve diversi problemi che c'erano stati in passato. Purtroppo sì, in passato questo tratto di costa si è caratterizzato per una serie di problematiche e questo depuratore è assolutamente innovativo, tecnologicamente avanzato, ma soprattutto di dimensioni veramente enormi, serve 5 comuni tra cui Martinsicuro, Alba Adriatica e parte di Tortoreto, sarà la soluzione definitiva e confermerà ulteriormente le bandiere blu che stiamo ottenendo negli ultimi 2 anni. È stato promosso uno studio di fattibilità per la realizzazione di un terzo svincolo autostradale della A14 per Vasto, una infrastruttura che può dare impulso all'economia dell'intero comprensorio. Vediamo il servizio. Dopo quelli di nord e sud, Vasto potrebbe avere un terzo svincolo autostradale, Vasto Centro, sulla A14. Uno studio di fattibilità in tal senso è stato avviato. L'annuncio ieri nel corso di un incontro svolto proprio a Palazzo di Città, dove il sindaco Francesco Menna ha ricevuto il sottosegretario alla presidenza con delega alle infrastrutture, Umberto D'Annuntis, l'assessore regionale Nicola Campitelli, i tecnici di ANAS, Autostrade per l'Italia e del Ministero dei Trasporti. In un territorio che ha bisogno di investimenti importanti, si è detto nel tavolo di confronto, il nuovo casello rappresenta una opportunità per tutto il comprensorio. L'infrastruttura è stata inserita già nel piano strategico degli investimenti regionali con priorità 1. Il territorio vastese, fanno sapere gli amministratori regionali, che produce una percentuale importante del PIL abruzzese, merita una forte attenzione dopo anni di abbandono. Un incontro importante voluto fortemente dal Presidente Massiglio durante i tavoli avuti con il Ministero e con Autostrade per l'Italia. Oggi siamo qui insieme a loro, insieme anche ad ANAS, per verificare la fattibilità di un terzo casello a Vasto. Questo perché? Perché riteniamo che possa essere molto importante, oltre che per lo sviluppo turistico del territorio, anche per migliorare la viabilità e per eliminare i pericoli che logicamente abbiamo lungo la statale 16, soprattutto in questo periodo, per l'attraversamento di mezzi pesanti e anche di altri veicoli normali. Su Vasto c'è stata una forte attenzione da parte della Regione Abruzzo, infatti abbiamo reperito risorse, le ultime 12 milioni di euro, a cui si aggiungono gli 8 milioni inseriti nella programmazione ZES da parte del Ministro Carfagna. Quindi riteniamo che il porto di Vasto possa avere un ulteriore sviluppo, un aumento di potenzialità, perché è attraverso i porti che passa lo sviluppo futuro della nostra Regione. Iniziato il conto alla rovescia per le amministrative, a Roseto degli Abruzzi scende in campo Azione con Mario Nunes, appoggiato dall'ex parlamentare Giulio Cesare Sottanelli, che abbiamo avvicinato. Vediamo. È iniziato il conto alla rovescia in Abruzzo per le elezioni amministrative. Tra i centri più importanti dove si andrà alle urne nella nostra regione c'è sicuramente Roseto, dove sarà sfida aperta per il dopo Di Girolamo. Non scenderà direttamente in campo Giulio Sottanelli, che appoggerà Mario Nunes all'insegna del civismo e oltre i partiti tradizionali. Sono un paio d'anni che stiamo lavorando su un progetto politico che abbiamo chiamato Spazio Civico, quindi volendo coinvolgere tutte le energie presenti nella comunità di Roseto degli Abruzzi all'interno di un progetto ben definito, sarei dire un piano industriale di rilancio della città di Roseto. All'interno di questo progetto civico c'è anche Azione, e quindi che è il partito di Calenda, e quindi da 2 anni che stiamo lavorando, l'abbiamo affinato come progetto, abbiamo diverse liste che sostengono la candidatura di molto probabilmente di Mario Nunes, ancora se non viene ufficializzata. Molte persone l'avrebbero gradita la mia discesa in campo come candidato sindaco. Oggettivamente e quotidianamente ricevo tante sollecitazioni sia da tanti cittadini, da portatori di interessi, ma anche da altri partiti e quindi da altri dirigenti politici. Questo mi rende molto orgoglioso, però penso che
le ambizioni personali, seppur legittime, debbano fare sempre un passo indietro rispetto a un progetto che vada esclusivamente al bene comune. Il vero civismo siamo noi, perché il candidato sindaco non ha mai avuto, Mario Nunes, non ha mai avuto nessuna tessera politica. Tutti gli altri partiti sono tutte persone che non hanno militato in partiti. Infine il giudizio sulla giunta uscente, se non una bocciatura, sicuramente, secondo Sottanelli, tante le cose da rivedere. Una gestione molto ordinaria, troppo ordinaria, nulla di nuovo, non ci sono stati progetti particolari, non si sono riusciti a completare altri progetti, penso ad esempio alla villa comunale, non si è fatto nulla sull'urbanistica, quindi un'amministrazione seduta in se stessa. Visita ispettiva, l'ennesima, del vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari presso l'ospedale San Massimo di Penne. Sotto la lente di ingrandimento, la mancanza di primari e le carenze strutturali in cui versa il nosocomio Vestino. Intanto per il 29 luglio è prevista una nuova manifestazione cittadina. Stefano Recanati. Utilizzano questo ospedale come se fosse una pattumiera, dove dire: quando non ce la facciamo più, gli altri ospedali stanno scoppiando, buttiamo qualcosa su Penne. No! Usa parole forti il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari in visita ispettiva questa mattina presso l'ospedale San Massimo di Penne, riguardo ai tanti utenti che dal pronto soccorso di Pescara sono stati dirottati nei nosocomi di Penne e Popoli. Questa è l'ennesima visita dell'esponente politico pentastellato, che denuncia inoltre forti carenze di personale all'interno del presidio ospedaliero, con un quadro reso ancora più complicato dai turni di ferie. Qui serve subito di nominare i primari, non abbiamo ancora un primario ufficiale del reparto di medicina, che è il più importante. Devono nominare il responsabile della WOSD di gastroenterologia, c'è un ascensore che non funziona, ci sono reparti che addirittura adesso, con le ferie del personale, una carenza cronica di personale, stanno chiudendo dei day hospital allucinanti, importantissimi. Quindi qui non si riesce a garantire più tutti quei servizi che si garantivano una volta. Bisogna fare presto, io chiedo immediatamente l'approvazione del nuovo piano sanitario con la riclassificazione di Penne in ospedale di base sede di pronto soccorso. Fino a quando non viene approvato questo, vuol dire che si sta lasciando allo sbaraglio purtroppo tutta la comunità vestina, compreso l'ospedale di Penne. Intanto, dopo la denuncia alla Procura della Repubblica da parte del Comitato Salviamo l'Ospedale di Penne sulla inadeguata assistenza notturna presso il reparto di medicina, il 29 luglio alle ore 17 è previsto un incontro pubblico organizzato dallo stesso comitato e dal movimento Lotta Sanità Vestina per chiedere al sindaco e al consiglio comunale di discutere sullo stato dell'ospedale San Massimo. L'invito è rivolto a tutte le autorità provinciali e regionali, a partire dalla dottoressa Verì, che dovrà una volta per tutte venire a Penne e a dire quali sono le sorti del nostro ospedale, visto che ogni giorno assistiamo a tagli e a morti per l'autoambulanza che arriva a distanza di qualche ora. Quindi è ora che si dica la verità sulla sorte dell'ospedale di Penne una volta per tutte. Porta ad un risparmio di almeno 300.000 euro l'accordo transattivo tra Comune di Avezzano e Consorzio IRIM. In attesa dell'ok definitivo del Consiglio Comunale, la fine del contenzioso fa da preludio al completamento dei lavori della nuova sede del municipio. Vediamo. Ok all'accordo transattivo tra il Comune di Avezzano e il Consorzio IRIM. Una vicenda questa diventata col passare degli anni legale e oramai passata attraverso la cruna dell'ago del compromesso economico della transazione, che riguarda la struttura del nuovo municipio di Avezzano nella zona nord, che ancora adesso resta inutilizzata. L'ambizione collettiva però è quella di farla tornare presto ad essere un patrimonio utilizzato dai cittadini. L'assessore del comune di Avezzano Lorenzo De Cesare, a fine marzo scorso, su volere del sindaco di Avezzano Giovanni Di Pangrazio, decise di seguire personalmente la trattativa con i soggetti dell'IRIM. Il lodo arbitrale
emesso che imponeva un esborso dalle tasche del comune di circa 2 milioni di euro, adesso si è trasformato ragionevolmente in una stretta di mano del valore di 1 milione e 624 mila euro, compresi gli interessi. L'accordo ha già ricevuto l'ok dalla giunta comunale. Ora la chiusura della controversia con IRIM dovrà ricevere il semaforo verde anche dal consiglio. Così abbiamo un risparmio di poco più di 300 mila euro con questa transazione, in caso in cui l'IVA non fosse dovuta, il risparmio è quasi 500 mila euro, ma non è soltanto il dato del risparmio, che per carità è un aspetto importante, a mio avviso l'altra cosa rilevante è che finalmente si mette la parola fine a una vicenda che dura da anni, forse ormai troppi direi, e l'amministrazione potrà con serenità portare a compimento i lavori di un'opera così importante e così grande come quella del nuovo municipio. 1000 sculture fatte completamente di spazzatura. È la mostra Trash People dell'artista tedesco H. Schult, allestita a Pescara per sensibilizzare sulla salvaguardia dell'ambiente. Vediamo il servizio. È molto contento di essere qui a Pescara, che gli mancava come città. Ha lavorato per 25 anni, quindi è molto contento adesso di aver portato le sue opere anche qui. Un esercito di immondizia ha invaso Pescara, sono 1000. Le figure antropomorfe ricordano quelle del mausoleo dell'imperatore cinese Xi'an, ma anziché di terracotta queste statue sono fatte di rifiuti, plastiche, lattine, pezzi di metallo gettati via, ma che ora acquistano nuova vita con l'obiettivo di sensibilizzare riguardo la salvaguardia dell'ambiente. Perché noi produciamo tanta immondizia, quindi è molto importante il fatto di saperla riciclare, perché altrimenti diventiamo noi stessi garbage, no? Immondizia, quindi molto importante. L'installazione dal titolo Trash People, ad opera dell'artista tedesco H. Schultz, rimarrà in Piazza della Rinascita a Pescara fino a domenica, nella ricerca anche dei materiali, da dove vengono. Where did you find these materials? Le trovi direttamente fuori dalla tua finestra, esattamente le stesse. La mostra, dopo aver attraversato molte città, Roma e Matera in Italia, approda anche nel capoluogo adriatico per iniziativa del Comune, di Ambiente S.p.A., di Fondazione Pescara Abruzzo e della Camera di Commercio. Un'occasione per riflettere su tutti quei piccoli gesti quotidiani che possono proteggere o danneggiare il mondo in cui viviamo. This is a problem of us all. Tutti noi artisti viviamo anche in questo mondo, quindi dobbiamo essere molto attenti e far sì che tutto possa essere riciclato allo stesso tempo, perché viviamo noi stessi nel riciclo di questi materiali. È stato presentato ieri sera il nuovo cartellone degli eventi estivi del comune di Spoltore, diverse le attività, tra le quali 5 percorsi turistici da poter effettuare con l'aiuto della nuova app City Around. Vediamo il servizio. Piazza d'Albenzio è stata la location per presentare Spoltore Riparte, dedicata alle strategie per il turismo. Un appuntamento per conoscere i nuovi strumenti turistici della città e le attività delle associazioni. 5 percorsi turistici itinerari pensati per gruppi organizzati con il personale delle associazioni a far da guida. Questo è il calendario: 6 agosto con Italia Nostra, 29 agosto con il Tour delle Moto d'Epoca, 24, 25 e 26 settembre durante il raduno dei camperisti, il 17 ottobre in occasione di Giro Borghi, il 28 novembre per la mattinata FAI. Visitare Spoltore da quest'estate sarà più facile grazie anche all'app City Around, la nuova applicazione tecnologica progettata per diventare il navigatore ufficiale della città. Attraverso questa sono già disponibili 2 tour, uno dedicato al centro storico, l'altro alle bellezze dei 5 borghi. Vogliamo essere bene auguranti di una ripresa post pandemica, riaccendere i riflettori sulla nostra città, sulle tante iniziative che abbiamo messo in campo, abbiamo programmato in questi mesi di chiusura e che quindi da agosto partiranno per promuovere la nostra città, le sue bellezze. Queste sono, diciamo, iniziative che insieme ad altri strumenti tecnologici di promozione del turismo a Spoltore metteremo in campo, perché c'è bisogno, veramente un grandissimo bisogno, di riacquistare fiducia
speranza di lavorare sodo per creare un circolo virtuoso per i nostri operatori della recettività, per gli operatori turistici, ma anche per i cittadini che hanno bisogno di vedere attivismo da parte dell'amministrazione, delle amministrazioni, proprio un ruolo proattivo finalizzato a creare sviluppo. È stato un anno molto difficile per tutte le associazioni, perché chiaramente un po' per i fondi, un po' perché era difficile muoversi e collaborare e strutturare qualcosa insieme. Abbiamo cercato di fare il meglio e il meglio l'abbiamo fatto, anche meglio di quello che ci aspettavamo, perché siamo riusciti a aprire un infopoint, a strutturare delle visite guidate, aprire più in là anche un circolo privato, quindi in qualche modo abbiamo movimentato il borgo e Spoltore Paese con tutti gli altri borghi. Abbiamo tutti voglia di ripartire, però non dobbiamo sottovalutare quello che c'è purtroppo tuttora in corso, anche se va scemando, ma non dobbiamo mantenere anche sempre alta la guardia. Apriamo la pagina dello sport. Scatta il ritiro di Palena per il Pescara. Stamani la squadra ha raggiunto il comune del Sangro Aventino e nel pomeriggio sosterrà il primo allenamento. Non convocati i giocatori in uscita, Masciangelo al Benevento e Crecco che va al Vicenza. Non c'è Scognamiglio, che nelle prossime ore incontrerà l'Avellino, con cui cercherà l'intesa per il trasferimento. Non convocato neanche Celli, mentre è in lista Davide Zappella, che arriva in prestito dall'Empoli e deve essere ancora annunciato. 26 i calciatori in ritiro a Palena, sono i portieri Fiorillo, Radaelli e Sorrentino, i difensori Drudi, Sorensen, Zappella, Elisalde, Nzita, Longobardi e Veroli, i centrocampisti Busellato, Memusciai, Valdifiori, Diambò, Mercado, Madonna e Daloia, gli attaccanti Galano, De Marchi, Borrelli, Bunino, Bocic, Di Grazia, Chiarella, Belloni e Blanuta. Continuiamo a parlare di Serie C, intanto delle indiscrezioni che filtrano dal Consiglio federale che si sta tenendo quest'oggi, Consiglio federale che avrebbe confermato le decisioni della Covisoc, dunque escludendo il Chievo dalla Serie B ed escludendo dalla Serie C Carpi, Casertana, Novara, Paganese e San Benedettese. Poi nelle prossime edizioni ulteriori aggiornamenti. Parliamo ora di Teramo, con la scadenza del termine fissato dal presidente Iachini. Nei prossimi giorni si attendono le decisioni del massimo dirigente su direttore sportivo e allenatore per la prossima stagione, che nasce in salita per il ritardo già accumulato. Vediamo. La giornata odierna era quella fissata dal presidente del Teramo Franco Iachini come deadline per procedere autonomamente nell'organizzazione della nuova stagione sportiva, qualora non si fosse concretizzato alcun movimento societario, allargamento della base o cessione della maggioranza delle quote. Anche se i colloqui proseguono, la situazione non è mutata e allora arriva il momento di porre le basi per la stagione, seppur con notevole ritardo. La sessione estiva di calciomercato si è aperta due settimane fa, tra una decina di giorni scatterà anche il ritiro e al momento il Teramo non ha un direttore generale, non ha un direttore sportivo, non ha un allenatore, ha 15 giocatori sotto contratto che aspettano di capire obiettivi e aspettative per il prossimo anno. Per la figura di direttore sportivo, pur non potendosi escludere colpi di scena, Sandro Federico resta in pole position, anche perché con così poco tempo a disposizione è un dirigente che conosce già bene proprietà e giocatori sotto contratto e non ha bisogno di ambientarsi. Sarebbe la scelta più logica, ma resta da capire se questa è anche la reale volontà del massimo dirigente teramano. Sul fronte allenatore nelle ultime ore inizia a decollare l'ipotesi interna, che porta a due profili. Uno è quello del responsabile del settore giovanile, Cetteo Di Mascio, che ha già guidato la prima squadra dopo l'esonero di Tedino da metà febbraio 2020 fino alla sospensione per la pandemia e poi nel playoff di Catanzaro. Confermato subito dopo alla guida della prima squadra, ha poi incassato il dietro front della società con l'avvento in panchina di Massimo Paci. L'altro profilo assolutamente inedito è quello di Marco Stella, allenatore della Berretti Biancorossa, stretto collaboratore di Di Mascio, nonché suo vice al momento della promozione in prima squadra. Per Stella, che ha sempre allenato squadre giovanili o dilettantistiche, sarebbe un debutto assoluto dopo aver preso l'abilitazione nel gennaio 2020. Perde quota l'ipotesi Federico Guidi, attuale tecnico della Casertana, a cui è legato fino a giugno 2023. La squadra campana va verso l'esclusione dal campionato di C. Guidi può liberarsi, ma ad attenderlo c'è l'Imolese, che ha
appena cambiato proprietà, passata all'imprenditore battipagliese Antonio De Sarlo, che porta con sé l'ex DS della Casertana Agnello Martone e probabilmente guidi come tecnico. Nelle prossime ore dunque si attendono sviluppi sulle figure tecniche apicali, poi le attenzioni si sposteranno sull'organico. Serie D, il Notaresco stamani con una nota ha annunciato la conferma del direttore sportivo Paolo D'Ercole e dell'allenatore Massimo Epifani. Per il direttore sportivo la stagione 21-22 sarà la terza consecutiva nella compagine rossoblu, annate nelle quali il dirigente ha fatto intravedere tutta la sua competenza e professionalità. Per il tecnico pescarese sarà la sesta annata sportiva alla corte del presidente Salvatore Di Giovanni, dopo le quattro splendide stagioni vissute dal 2013 al 2017 con il San Nicolò e quella passata, la prima come tecnico del Notaresco, culminata con il secondo posto in campionato, la finale playoff e il passaggio del primo turno eliminatorio della Coppa Italia Nazionale, vincendo a Catania e perdendo solo ai rigori in casa del Pescara. Siamo contenti che due figure così importanti e valide come Paolo D'Ercole e Massimo Epifani possano essere ancora con noi, le parole del presidente Di Giovanni. L'obiettivo resta sempre quello di fare bene e possibilmente migliorarci. E poi un'ultima notizia di pallavolo, cambio di girone per l'ABBA Pineto Volley. Come ufficializzato dalla Lega Pallavolo Serie A, gli Adriatici parteciperanno nel campionato di A3 al girone bianco del centro-nord Italia. Il raggruppamento sarà composto da due squadre piemontesi, Savigliano e Vivibanca Torino, due lombarde, Brugherio e Volley 2001 Garlasco, tre venete, Belluno, Montecchio Maggiore e il Volley Team Sandona di Piave, la friulana Pordenone, le emiliane Porto Maggiore e Bologna e poi tre marchigiane, Virtus Fano, Macerata e Grottazzolina. E finisce qui questa edizione del TG6, tutti i servizi che avete visto a breve saranno disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. L'appuntamento con l'informazione con la nostra emittente è per i TG delle ore 19 e le ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.